riflessione a questo approfondimento. Un saluto come padrone di casa, sono Paolo Molinelli, il candidato sindaco di due liste civiche, Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini. Senigallia Bene Comune ha fatto un percorso insieme a Vox e quindi questo è il motivo per cui siamo qui. E sono candidato a sindaco di questa città perché Senigallia ha bisogno di cambiare e il cambiamento di cui Senigallia ha bisogno lo possono dare solamente persone nuove. Bisogna metterci impegno, bisogna entrare nei problemi, bisogna essere scevri da posizioni ideologiche precostituite. La gente ha bisogno di soluzioni. Avremo possibilità di progettare la Senigallia del futuro, del domani, sostenendo le due liste civiche, Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini. Diamo il benvenuto ai nostri amici. In ordine di interventi abbiamo Rosella Sbarbati, che è la capolista nella circoscrizione di Ancona per Vox Italia. Poi abbiamo la nostra candidata alla presidenza della Regione Marche, direttamente dal nord delle Marche, Sabrina Banzato. E poi abbiamo il nostro filosofo, lo ascolteremo con molto interesse, Diego Fusaro. Signori, cambiamo a Senigallia, Senigallia ha bisogno di cambiare. Votiamo Senigallia Bene Comune e votiamo anche Noi Cittadini. Segnaliamo per ultimo, last but not least, abbiamo un nostro candidato, Claudio Piersimoni, che appunto è candidato nella lista Senigallia Bene Comune alle comunali, è candidato anche nella circoscrizione di Ancona per le elezioni al Consiglio regionale. Buona serata a tutti. A te Rosella, non ti vedo, eccoti qua. Prego. Buonasera e grazie a tutti gli amici e le amiche che sono venute per questa serata. E cercherò di dare delle buone ragioni per votare Vox e per votare Rosella Sbarbati oppure uno della lista di Vox, una persona della lista di Vox nella circoscrizione di Ancona. Intanto bisogna dire alcuni no e alcuni sì per rendere chiara la nostra posizione per queste regionali. A che cosa diciamo, a che cosa dico? Parlerò in prima persona. A che cosa dico no per primo? Intanto dico no a una visione delle Marche regione ferma, regione destinata a una retrocessione dal punto di vista sia sociale che politico che economico se andiamo avanti con la politica che è stata seguita negli ultimi 20 anni. Quindi noi vogliamo le Marche grandi, non le Marche piccole, come abbiamo chiamato ironicamente marchette, e abbiamo sviluppato un programma per rendere le Marche grandi e per rendere questa regione una regione laboratorio, esempio di sviluppo, di lavoro, ma anche di salute, anche di agricoltura sostenibile e anche di medicina integrata, come stasera cercherò di chiarirvi. Un altro no che noi diciamo è no al regime Covid. Che cosa significa no al regime Covid? Non che siamo negazionisti, ma che pur riconoscendo che c'è una nuova patologia da fronteggiare da alcuni mesi, vogliamo prestare attenzione al fatto che durante un'emergenza è possibile che qualsiasi governo, qualsiasi regime faccia leva sulla paura e sul terrore di questa patologia per introdurre delle limitazioni alla libertà che altrimenti non avrebbe modo di introdurre. Quindi difesa della nostra Costituzione e delle nostre libertà individuali. Facciamo attenzione a questo. Quali sono i sì che vogliamo dire? Beh, intanto vogliamo dire il sì ad una regione appunto in sviluppo. Abbiamo detto che le Marche stanno attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. E se parliamo ad esempio della sanità, è proprio di ieri la notizia che il candidato del PD vuole utilizzare i soldi del MES per rivalutare la sanità nelle Marche.
Sembra paradossale, ma proprio il personaggio e proprio il partito che ha affossato la sanità e ha distrutto la sanità territoriale adesso voglia utilizzare i soldi del MES per questo scopo, cioè per rimettere a posto la sanità nelle Marche. Vi rendete conto, come mi rendo conto io, del fatto che siamo in una specie di lotteria? Ecco, la definirei proprio una lotteria, nel senso che non c'è una visione unitaria, non c'è una visione globale di quello che deve diventare questa regione. È come se tappassimo le buche man mano che si presenta la necessità. Quindi si fa appello a questi soldi fantomatici che dovrebbero arrivare, ma non ci sono progetti e soprattutto non c'è una visione d'insieme di quello che le Marche dovrebbero diventare. La sanità territoriale è stata smantellata e abbiamo visto anche l'emergenza Covid l'ha dimostrato ampiamente, è stata smantellata tutta anche la rete sociale, anche delle protezioni sociali, quindi ci troviamo in un momento di grande difficoltà. Noi vogliamo ripristinare la centralità del cittadino e delle istituzioni marchigiane in maniera tale che questa centralità, che significa riprendere consapevolezza di noi stessi e del nostro progetto sia personale che un progetto sociale, ci consenta di essere più forti anche nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali. Quindi la centralità non è una limitazione e una chiusura, ma è bensì un'apertura, perché sia a livello individuale che a livello sociale, se siamo ben centrati, quindi forti nelle nostre convinzioni e sicuri della strada che vogliamo prendere, questo ci facilita il percorso e l'interazione con gli altri e con le altre istituzioni. Prendiamo ad esempio l'agricoltura. Noi ci troviamo adesso in una situazione in cui l'agricoltura nelle Marche è soprattutto costituita da monoculture. Che cosa significa monoculture? Il contadino, l'agricoltore, è incoraggiato a seminare un solo tipo di semi, perché per la semina di quel solo tipo di semi ha una sovvenzione a livello regionale o a livello europeo. Che cosa significa questo? Significa tante cose. Una prima cosa, ad esempio, è che i terreni anno dopo anno con un unico seme vengono depauperati di quelle che sono le loro proprietà e quindi vengono pompati fitofarmaci con cimi in grande quantità per far sì che i terreni continuino a produrre. In questa maniera che cosa si fa? Si impoverisce l'agricoltura, si trasforma il contadino, l'agricoltore si trasforma in un operatore che sa solo manovrare macchine. Stiamo perdendo tutta la nostra sapienza dal punto di vista millenaria dell'agricoltura. I terreni vengono spesso abbandonati perché non conviene più coltivarli e naturalmente anche il controllo che l'agricoltore ha sempre esercitato sul territorio dal punto di vista della sicurezza e della pulizia sta venendo meno. Quindi noi ci stiamo impoverendo di quelle che sono le nostre abilità, di quelli che sono i nostri saperi, e questo non tornerà più. Quindi riacquistare centralità significa riacquistare anche la consapevolezza che noi dobbiamo avere una visione d'insieme, ad esempio, dell'agricoltura. Prendiamo, collegato con l'agricoltura, il discorso della sanità. Noi parliamo di salute, abbiamo fatto un programma molto dettagliato sulla salute, perché prima di sanità bisogna parlare di salute, nel senso che se noi ci evitiamo di ammalarci naturalmente, questo è un bene non solamente per noi ma per tutta la comunità. Quindi abbiamo previsto sul territorio degli ambulatori di dietetica preventiva che aiutino il cittadino ad orientarsi nella scelta alimentare e che
orientino il cittadino verso delle scelte alimentari che siano non solamente di salute, ma siano anche sostenibili da un punto di vista ambientale. Quindi diete a base prevalentemente vegetale, dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta vegana per chi vuole, ma comunque dieta in cui venga ridotto il quantitativo di alimenti di origine animale per la salute e per l'ambiente. Questa nuova tendenza della salute è legata, quindi dovrà essere legata alla produzione agricola, quindi nuove richieste dal punto di vista del cittadino per mantenersi in salute e per mantenere in salute il pianeta Terra, e queste nuove richieste dovranno essere l'input, l'impulso per una nuova agricoltura. Quindi vedete che anche il campo del lavoro viene visto in una visione completamente unificata, globale. Quindi salute e agricoltura uniti per il bene del cittadino e per il bene della terra. Ultime due cose che voglio dirvi, che sono contenute nel nostro programma per la salute, è il discorso della medicina integrata. La medicina integrata che cosa significa? Introdurre medicina integrata, come già è presente in altre regioni, ma noi siamo tremendamente indietro da questo punto di vista. Medicina integrata significa che accanto alla medicina meccanicistica che conosciamo oggi, la medicina con i farmaci che curano il singolo sintomo, il singolo problema, dobbiamo mettere insieme in maniera coordinata e collaborativa anche altri tipi di medicina, come ad esempio la fitoterapia, l'erboristeria, l'omeopatia, la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, tutto quello che volete, tutto quello che può servire per farci recuperare la salute o per mantenerci in salute. Questo in speciali unità che sul territorio possono avvalersi della specialità di diverse persone specializzate appunto nei diversi settori. E ultima cosa, sarà possibile anche, questa è la nostra richiesta, scegliere il medico di base che uno desidera scegliere. Se si vuole un medico che utilizza la medicina che conosciamo oggi, quindi la medicina meccanicistica, bene; se invece si desidera un medico che ad esempio è un omeopata, sarà possibile, come è possibile in altri paesi europei, scegliere il medico di base che abbia una specialità diversa. Tutto questo per favorire la libera scelta del cittadino in un ambito di salute e di sostenibilità, e per favorire non solo la salute ma anche la serenità personale e sociale. Quindi, se ci saranno poi domande, posso rispondere anche personalmente più tardi alla fine degli interventi. Spero di avervi convinto su questi argomenti. E comunque è finito l'epoca in cui una sola persona veniva delegata a fare quello che gli elettori avevano deciso di farle fare, quindi diciamo io voto e poi me ne lavo le mani. È arrivato il momento di una grande collaborazione etica e pratica su questi grandi temi che coinvolgono tutti noi. Grazie. Sì, grazie Rosella, grazie nostra capolista d'Ancona. Io sono Alessandro Lippo, coordinatore regionale e candidato per il collegio di Macerata. Per quale motivo Vox oggi è sceso in campo in queste elezioni regionali insieme a Senigallia con la nostra lista civica per Senigallia per il bene comune? Come mai noi cittadini abbiamo deciso di metterci il nostro impegno, la nostra faccia, la nostra famiglia di sacrificio per intervenire in questa campagna elettorale? Perché in epoca straordinaria ci vuole un impegno in più. Siamo tutte persone che lavorano, abbiamo medici, funzionari, imprenditori di ogni genere, e abbiamo deciso di scendere in campo proprio perché avevamo necessità forte, cogente, di intervenire in queste elezioni politiche. E questo l'ha fatto anche molto il Covid, perché come ha detto bene Rosella, come diciamo sempre, noi non contestiamo l'esistenza del coronavirus e l'epidemia che ha fatto soffrire tanti concittadini, ma la gestione politica del coronavirus, dell'epidemia. Era il 29 gennaio 2020, ve lo ricorderete, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno detto, e sapevamo tutti che arrivava questo virus dalla Cina, siamo prontissimi, noi cittadini,
lavoravamo tranquillamente tutti quanti, siamo prontissimi, siamo fiduciosi, significa che ci sono i calzari, ci sono i dispositivi di sicurezza, ci sono i piani pandemici. E poi è arrivata l'epidemia anche nel nostro paese, abbiamo visto anche sui giornali, no? Medici, tanti medici sono tra noi che si sono dovuti proteggere con i sacchi della spazzatura, siamo prontissimi, un corno. Mancava il piano di sicurezza, mancava il piano di emergenza, mancavano i dispositivi di sicurezza individuali, le mascherine, i calzari, i respiratori. Perché è avvenuto ciò? Perché non viene detta quest'altra narrazione? Di chi è la responsabilità? Se non in primis di quel dirigente ancora consulente del nostro ministro che ha smantellato il piano, l'ufficio di analisi pandemie, che sarebbe stato utilissimo se fosse rimasto in piedi. Chi se no, se quell'altro dirigente nazionale che sta all'OMS non ha aggiornato il piano pandemico fermo al 2006 e i nostri medici non avevano un coordinamento, i pronti soccorsi non erano stati separati. Qual è stata la soluzione? Lockdown, tutti chiusi. Precisiamo che in quel momento particolare è stata una decisione congrua, però anche lì un'altra dichiarazione. 2 settimane e saremo più forti di prima. Siamo stati i primi a chiudere, ricordiamoci, 2 settimane e saremo più forti di prima. Sono passati 3 mesi e il paese è praticamente in ginocchio, sotto il profilo sanitario, sotto il profilo economico, sotto il profilo imprenditoriale, sotto il profilo turistico. A ottobre ci sarà la resa dei conti proprio. Quindi come possiamo noi cittadini ancora aver fiducia in questa classe politica? Quando ci dicono di stare tranquilli e poi è arrivato quello che è arrivato. Poi la colpa quindi non era dei dirigenti, di questi dirigenti da noi tutti lautamente pagati per fare il loro lavoro. La colpa era del runner sulla spiaggia che correva da solo. Lui era il potenziale infettivo. Potevamo andarci a comprare le sigarette, visto che parliamo di salute, ma non potevamo andare in chiesa a pregare. Mentre noi eravamo chiusi venivano fatti uscire i capi mafia. Questa è la realtà. Cioè abbiamo una narrazione che ci passa continuamente su questi mass media, ma la realtà la viviamo è un'altra. E nelle Marche cosa è successo? Desertificazione degli ospedali territoriali. 13 ospedali chiusi o depotenziati, che sarebbero stati utilissimi se fossero stati potenziati invece, se ci fosse stata anche l'analisi pandemica corretta. Perché la soluzione qual è stata? Il Covid Center di Vitanova, aperto il 27 maggio dopo la tempesta, chiuso una settimana dopo, 13 milioni di euro, dei quali 5 milioni noi contribuenti. Quindi cosa abbiamo avuto le Marche? Un fallimento sanitario, un fallimento aeroportuale, l'aeroporto è fallito, 19 milioni di perdite, altri 8 milioni 2018 e 2017. Quindi soldi nostri, noi contribuenti, aeroporto fallito, non c'è un collegamento da Roma per Ancona, da Milano per Ancona. Come fanno i turisti a venire qui? Come fanno a incrementare l'imprenditoria regionale di una regione meravigliosa, colline, mare e montagne? Anche lì un'altra indagine, inchiesta alla magistratura. Fallimento della ricostruzione. Con cittadini ancora fuori dalle loro case. Di questi giorni le case prendono ancora acqua, c'è infiltrazione d'acqua. Altri 38 milioni di euro nostri. C'è chi sta fuori, ma chi ci sta dentro è come se stesse fuori, prende acqua. Anche lì altre indagini. E poi ci vengono a chiedere il voto, vogliono chiedere la fiducia. Ecco perché siamo qui quest'oggi. Per dare un'alternativa vera e concreta di gente che la vita la vive ogni giorno, che lavora. Lavoriamo tutti e non facciamo politica per cercare un'occupazione. Facciamo tutti un enorme sacrificio per essere qui oggi. E Senigallia è fortunatissima, proprio per quello che ho detto poc'anzi, perché ha una lista civica con un uomo di legge. E oggi abbiamo tantissimo bisogno di legalità, di trasparenza, di giustizia, anche per quelle vittime che ci sono state. C'è una pagina Facebook, noi vi denunceremo, sono 80.000 iscritti, tutti i familiari di quelle persone che sono state incenerite. A questo dobbiamo dire basta, lo dobbiamo dire tutti, basta. Ecco perché siamo scesi in campo ed ecco perché Senigallia è particolarmente fortunata con il nostro candidato sindaco. Ecco perché ho subito aderito a Giorgio quando mi ha detto venite con noi, ma subito, per avere una città competente, per avere una città con la trasparenza, per avere una città con la legalità, quella vera. Quindi l'invito è a dare un'alternativa vera e concreta.
600.000 concittadini 5 anni fa non sono andati al voto, quasi il 51%. Se quei cittadini prendono coscienza che ci può essere un'alternativa vera e vanno a votare, chi è veramente alternativo come noi, facciamo una rivoluzione pacifica e democratica con la matita, con la matita. Come diceva Paolo Borsellino, le rivoluzioni non si fanno solo nelle piazze, si fanno nell'urna elettorale con la matita. Grazie a tutti e cedo la parola alla nostra candidata Presidente. Grazie Ale. Allora, come sempre Alessandro ravviva il cuore di tutti noi, abbiamo necessità di essere veramente consapevoli intanto che non siamo più nella situazione in cui eravamo prima del Covid e certamente non è più possibile praticare le stesse ricette che già erano fallimentari prima, figuriamoci oggi. E Vox Italia Marche è nato lo scorso anno, noi ci siamo avvicinati a questo partito e stiamo cercando di crearlo in tanti. Come vedete, in pochissimi mesi siamo riusciti a costruire una lista regionale, siamo l'unica regione in cui ci presentiamo e siamo presenti in tutte le circoscrizioni, in tutte e cinque le province. Questo è un grandissimo risultato per noi, ci avevano chiuso in casa e noi invece di rimanere chiusi in casa ci siamo collegati e grazie a questa possibilità abbiamo costruito un bel gruppo di persone, come diceva Alessandro, cittadini che hanno voglia di lavorare per il nostro territorio e direi di più per i nostri territori. Loro ci hanno consegnato una regione sfasciata, una regione dove non c'è salute, ma non c'è, non solo hanno chiuso gli ospedali, hanno depotenziato completamente tutte le strutture sociosanitarie. In ogni angolo dove vi girate sentirete dire, io in questi giorni, in questi 20 giorni sono stata su vari palchi, no? Ci fanno salire su questi palchi dove in un minuto dobbiamo rispondere a domande colossali, no? Complicatissime. Ecco, abbiamo talmente tanti temi che è difficile anche poter discutere, ma sicuramente quello della salute è quello che prende maggiormente e non solo per gli ospedali ma anche perché i territori non hanno personale da molto tempo. Ci sono territori nei quali c'erano 10 persone a lavorare e se ne sono trovate una e mezza e magari anche con il doppio o il triplo di carichi di lavoro. È chiaro che non possiamo dare delle risposte in questo modo, è evidente, non è così difficile da comprendere. È chiaro che non possiamo darle anche perché in realtà la filastrocca sulla sanità è non ci sono i soldi. Non c'erano soldi, hanno scritto un decreto nel 2012 che si chiama Balduzzi e che adesso usano come scusa per dire ma nel decreto Balduzzi c'era scritto che bisognava tagliare questo, tagliare quello, tagliare quell'altro e quindi ok, c'era scritto che dovevamo morire e va bene, allora chi ha governato ha deciso che era meglio che morissimo. Probabilmente se avessimo governato noi avremmo deciso che non era bene tagliare, perché se tagliando si fa morire la salute delle persone e forse non è il caso. Ecco, questo è sicuramente un elemento fondamentale. I soldi ci sono, vi faccio un esempio. Chiusi 13 ospedali, benissimo, ce ne sono 3 che sono stati proposti come grandi ospedali unici nelle Marche e questi 3 ospedali sono stati proposti da questa giunta uscente come 3 ospedali che si realizzano con quello che io chiamo un sistema truffaldino per dare i soldi ai soliti privati che sono i soliti amici e che sono sempre questi grandi amici privati che arrivano e guarda caso hanno aperto una sede a Pesaro, una sede ad Ancona, una sede a Macerata, prima non si sapeva neanche chi fossero, però si sono insediati e una volta che si sono insediati guarda caso presentano il progetto speciale per fare quegli ospedali, un progetto speciale che avrà un diritto di prelazione nelle gare che faranno dopo il 23 settembre, chiaramente, non le fanno prima, ma loro lo sanno già che la vinceranno la gara, hanno il diritto di prelazione. E chi sono questi soggetti? Sono dei privati che ci porteranno via un sacco di soldi. A Pesaro, l'altro giorno, non so se avete seguito, poi sui giornali in questi giorni c'era proprio scritto chiaramente,
hanno destinato 104 milioni di euro del fondo per l'edilizia sanitaria nazionale dedicato alla Regione Marche, più 16 milioni e mezzo di euro del bilancio regionale, spostati da altri servizi necessari, ovviamente, però si spostano di lì e si tengono per un solo ospedale, solo a Pesaro, che costruiranno chissà quando e che porterà un sacco di soldi a dei privati, ma di salute probabilmente non ne porterà. E guardate che non è solo Mangialardi che sostituisce Ceriscioli a portare fuori questa operazione, è anche il centrodestra. Il centrodestra che parla di sanità diffusa. C'era la Meloni a Pesaro l'altro ieri che gridava in piazza sanità diffusa. Il suo candidato a Quaroli è andato a Macerata a tagliare il nastro del suo candidato Parcaroli, che inaugurava il suo progetto di apertura dell'ospedale di Pieve, che è un altro ospedalone preparato da Ceriscioli, project financing con la stessa ricetta. Qual è la sanità diffusa che possono fare se prendono gli unici soldi che ci sono per creare degli ospedaloni? Non va bene. Basta con queste bugie, sono bugie. Non è un'alternativa al centrodestra. Il centrodestra porta le stesse ricette. Siamo sempre nella stessa situazione. Non è l'alternanza, ma questo è quello che ci stanno facendo credere, che nella nostra regione se arriva il centrodestra ci dà una bella sanità diffusa, ci porta un sacco di personale, stiamo tutti benissimo, avremo una grande salute nuova tutti quanti. Peccato che non è così. Ed è ora che impariamo a dirlo fuori per bene, perché non è, i giornali non lo pubblicano. I giornali parlano solo di centrodestra, centrosinistra, centrodestra, centrosinistra. Poi ci aggiungono il terzo, che in realtà io lo chiamo la stampella del PD, quello che ci ha portato a sognare, poi ci ha venduto tutti i nostri sogni. Non ci ha venduto l'anima, la mia no di sicuro. Io ho fatto l'attivista della prima ora e mi sono veramente massacrata per arrivare a portare avanti i sogni di tutti noi. Poi a un certo punto, quando mi sono resa conto che era un'altra dittatura e che all'improvviso c'era un ribaltone interno che ci avrebbe portato da tutt'altra parte, ovviamente ho fatto la battaglia interna e poi me ne sono andata, perché i miei sogni io li ho ancora, io sogno ancora di avere questo paese che funzioni. Vogliamo parlare delle infrastrutture? Le domande classiche sono sempre quelle, sanità, infrastrutture, terremoto, come se tutto il resto non ci fosse. E qualche volta ci chiedono qualcosa sul turismo. Ovviamente è il lavoro, vabbè, ma il lavoro sappiamo tutti che sarà una bomba sociale in arrivo, come dicevano ieri in una platea in cui sono stata, non so, veramente erano tantissimi gli imprenditori. Ovviamente a questi temi diamo sempre la stessa risposta. Qual è la nostra proposta? Se nulla è come prima e se le ricette non ci servono, perché erano quelle che ci hanno portato a questo sfascio, noi dobbiamo fare un vero e proprio tavolo costituente che permetta ai nostri territori di ritornare al centro per poter decidere, capire, analizzare, capire e decidere. E a questo tavolo costituente, certo, non possono partecipare coloro che hanno portato noi a questo sfascio. Perché con quelle ricette abbiamo già avuto a che fare, se io mangio qualcosa che mi fa male non lo voglio mangiare più, e quindi a questo tavolo voglio che si siedano coloro che hanno qualcosa da portare, i cittadini. I cittadini vuol dire anche in termini di metodo capire che dobbiamo stare seduti, lo Stato, con il no profit e con il profit, quindi società civile organizzata, Stato, quindi ente locale, enti locali e anche il profit. Ieri ho detto in questa platea, dove c'erano tutte queste imprese che volevano sapere quali erano le nostre magiche ricette per ritornare ad avere uno sviluppo nel nostro paese, nella nostra regione, la ricetta la costruiamo insieme, perché noi oggi non siamo nella stessa situazione di prima, ma le ricchezze le abbiamo, le energie le abbiamo, l'intelligenza ce l'abbiamo, siamo anche molto creativi e abbiamo un territorio molto vasto, molto differenziato, con tantissime diversità da poter valorizzare. Se ci sediamo insieme a farlo e lo facciamo con metodo, questo metodo che vi ho appena descritto si chiama approccio della sussidiarietà circolare, che è una cosa diversa
diversa da quella fatta fino ad oggi. Oggi si lavora in termini separativi, lo Stato parla con l'impresa, oppure parla col terzo settore, oppure parla con gli amici. Ecco, però sempre in termini separativi, sediamoci coi cittadini davvero e mandiamoglieli questi spazi, perché non siamo stupidi, ci hanno creato un sistema per poterci disaffezionare dalla politica, ma se ci fanno parlare, ci fanno spiegare che cosa abbiamo bisogno, siamo tutti molto più capaci di farlo. Va bene, allora ripeto, sono assolutamente d'accordo, il nostro primo punto è sicuramente anche quello di verificare con commissioni d'inchiesta qual è la situazione del terremoto, post terremoto, 4 anni di commissari e abbiamo ancora la gente fuori casa, abbiamo la gente in casette che costano 6.000 euro al metro quadrato, neanche le case in quella zona costavano così al metro quadrato, ci vuole una commissione d'inchiesta, sono stati spesi milioni di euro nostri, come? Come? E ricostruiamola con loro, perché le aziende ci sono anche lì, i soggetti capaci di ricostruire ci sono anche lì, il commissariamento non ci serve, ci serve il presidente della regione Marche, il governatore insieme ai soggetti del territorio, può lui insieme a loro ricostruire. I soldi che arrivano sono soldi dei cittadini e hanno diritto di essere spesi dai cittadini. Due, abbiamo necessità di verificare insieme anche con quali strumenti possiamo diventare noi cittadini capaci di verificare gli atti amministrativi. I comitati di controllo degli atti amministrativi devono essere funzionanti e gestiti dai cittadini in rapporto con le istituzioni. Il sistema partecipativo, qualcuno l'ha celebrato in questi ultimi giorni, è molto diverso dal consultare i cittadini. La partecipazione è un processo partecipativo, lo spiegavo anche in un altro tavolo questo pomeriggio. I processi partecipativi sono circolari, iniziano, continuano, utilizzano una serie di strumenti e poi verificano e ricontinuano. Se questi processi non li facciamo mai, come possiamo dire che i cittadini possono partecipare? Chi è che li deve fare? La regione, perché la regione ha la funzione di programmazione. La regione programma ed è anche ora che smetta di gestire direttamente. Un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore, questa impostazione grande e bello, piccolo e brutto, dobbiamo accorpare tutto perché così risparmiamo, così facciamo il bene economico di tutte le persone, non funziona così, è una ricetta antica, fatta da chi voleva, chi ha voluto in questi 20 anni vederci morire piano piano, impoverirci piano piano. Allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo necessità di avere dei diritti non sulla carta, ma dei diritti esigibili. Un esempio, se io scrivo in un regolamento regionale è necessario dare un bonus per i soggetti che hanno delle persone non autosufficienti dentro casa e questo bonus lo leggo esclusivamente alla quantità di risorse di bilancio economico. Ho aiutato le persone? Voi lo sapete, non è così, perché se poi non destino i soldi a bilancio i diritti sono inesigibili e poi si grida, arrivano tutte le corporazioni, i disabili, arrivano le associazioni, arrivano a gridare aiuto, non c'è un quattrino, adesso come facciamo? Certo, se i diritti non sono esigibili, allora io devo dichiarare quali sono i diritti, ma devo dichiarare quali sono i diritti esigibili e devo destinare i fondi a quelle priorità perché diventino diritti esigibili. I bonus non sono una risoluzione dei problemi, sono aiuti che possono essere dati in un momento di disagio estremo, ma devono essere accompagnati da processi che ci permettono di valutare insieme come uscire da questo disastro, come dare assistenza alle persone, alle famiglie quando hanno bisogno, perché un aiuto economico dato a una famiglia che se ne sta chiusa dentro casa con quei 500 euro non è felicità, non è benessere. Servono entrambe le cose. Serve un processo di accompagnamento, serve quella che io chiamo la cura sociale, che diventa veramente una cura preventiva, perché se stiamo bene prima ci ammaliamo di meno, lavoriamo di più e siamo tutti più capaci di stare in comunità. Il sistema territoriale è un sistema di comunità e questa parola, che adesso sembra vada di moda, va praticata, va agita.
Non possiamo essere comunità se non abbiamo possibilità di dialogare fra noi, se ci tengono rinchiusi dentro casa con la paura, se ci disorientano di fronte alle nostre possibilità di comunicare e di agire. Così moriremo. E dentro dicembre, ieri, nelle imprese, nel tavolo delle imprese, è venuta fuori la parola, la bomba sociale. Tutti sanno che a ottobre, novembre, quando finisce la cassa integrazione, sarà il delirio, perché non si sa con quali soldi si potrà dare risposta a tutto questo. E non fatevi incantare dai soldi che arrivano dall'Europa. Oggi leggevo il ministro Speranza che diceva faremo questo recovery plan, che io ho chiamato il ricovero nella bara finale, perché i soldi arriveranno nel 2021 e noi stiamo morendo di fame adesso. Le aziende chiudono adesso, un bel po' hanno già chiuso, c'è chi ha tenuto un po', ha cercato di poggiarsi anche sui propri dipendenti, ma quanto può tenere ancora? Lo fanno apposta, così poi arriva il MES, poi arriva il recovery fund e così noi continuiamo a vivere con dipendenti dal resto del mondo. Noi dobbiamo ritrovare la nostra autonomia e lo possiamo fare perché siamo cittadini capaci di pensare, di capire, di agire, e se ci permettiamo di farlo possiamo noi progettare e riprogettare. Vox Italia si impegna a fare questo e io penso che sia ora veramente di dare un'alternativa vera, uscire dal sistema, vecchia politica, centro-sinistra, basta, falsa e vecchia politica, falsa opposizione che in realtà fa la stessa cosa, sarà la stessa ricetta, e no al Movimento 5 Stelle che è la stampella del PD. Basta, votiamo altro, abbiamo una grande opportunità, c'è un vero e grande disorientamento in questa regione, moltissime persone non sanno cosa votare, in realtà noi ci siamo e combatteremo insieme per riuscire veramente ad essere un'alternativa. Grazie. Sì, prima di cedere la parola a Diego, una nota di servizio, ci sono qui i libri di Diego Fusaro, quindi chi vorrà acquistarli, Diego dopo l'intervento rilascerà una dedica. Prego, il nostro faro, filosofo Diego Fusaro.